Coach Andrea Mazzone, si è chiusa la stagione con un ultimo quarto in cui avete dato veramente tutto per cercare di centrare questa finale, non è riuscita la rimonta. Come commentare questa partita, come commentare questa serie, come commentare questa stagione? Ma è chiaro che è evidente che adesso tutte le cose che vedi le vedi negative, le vedi difficili, le vedi che ti fanno male. Credo che sia stato un percorso molto molto importante, le ragazze ci hanno sicuramente provato, non hanno mollato, abbiamo avuto un paio di occasioni per ritornare in partita verso la fine, 3-4 minuti dalla fine, non si può recriminare nulla, c'è certamente molto da imparare, un primo tempo di grandissima tensione, 0 su 11 dal campo da 3, questo penso che sia abbastanza indicativo del tipo di tensione che c'era in questa partita. Questa è una partita che probabilmente a molte delle ragazze servirà, fa anche capire perché in tanti anni diciamo questa squadra non è mai arrivata in una finale scudetto a parte lo scorso anno, non so se 11 o 12 anni una finale scudetto, credo in 12 anni, e quindi evidentemente c'è anche un qualcosa sul quale dobbiamo tutti insieme lavorare. Sulla partita ha già detto molto, ha influenzato le percentuali di tiro, anche un po' la gestione obbligata dei falli, perché avere subito Astu con 4 falli, Thornton con 3, però diciamo le recriminazioni lasciano il tempo che trovano a questo punto. Ma io credo che ci siano altre persone, ci sarà un commissario che ha visto la partita, che ha fatto una valutazione, se poi per una partita di finale di questo genere vengono mandati diciamo degli arbitri a farla, evidentemente chi li ha mandati era cosciente che la partita era di un livello per loro, quindi io credo che è indubbio che partite di questo genere vadano arbitrate secondo me da arbitri che abbiano grande esperienza anche di A1, di alto livello, però le scelte non sono certo mie e noi dobbiamo preoccuparci di aver fatto 0 su 10 da 3, non dei fischi, che possono essere giusti o sbagliati lo decideranno altri.